Che in casa adesso non si ferma davvero più. Terza vittoria consecutiva, una squadra che adesso gioca bene e anche continuità di risultati, forse questo è l'aspetto più importante. Ma voi dimenticate che è una squadra totalmente fatta da capo, no? Una squadra tutta nuova, è una squadra che se non erro non ha mai perso fuori casa e abbiamo perso inopinatamente qualche partita in casa. E voi immaginate se non avessimo perlomeno in due o tre partite, ma non col segno del se, punti gettati al 95esimo, 96esimo, dove potevamo stare? Io penso di essere un uomo di risposte, non mi sono mai abbattuto, non mi esalto in questo momento, io credo soltanto nel lavoro. Io fino adesso sono venuto alle 7 la mattina e ho chiuso la sede a mezzanotte. Quello che ho fatto in due anni nel campo e fuori dal campo è sotto gli occhi di tutti. L'ultima perla penso che è stata la vendita di Monaco e aver preso giovedì notte un giocatore che non lo sapeva nessuno e l'ho messo in campo e si è presentato in questo modo. Il resto sono chiacchiere da bar e tutta aria fritta. Ecco, tornando sulla partita, appunto, una gara che l'Arezzo ha chiuso nei primi 5 minuti grazie appunto a questo impatto devastante di Greco, poi avete saputo anche gestirla molto bene e chiuderla poi nella ripresa. Oggi forse 90 minuti perfetti, no? La perfezione nel calcio non c'è mai, possiamo fare ancora meglio. Sono contento, su questo non c'è ombra di dubbio, non per il risultato, nemmeno per la classifica. Sono contento per tante situazioni, per la gestione, per aver costruito una squadra con tanti problemi e di aver costruito una grossa squadra, una squadra giovane. Ci ho sempre creduto, in questo momento siamo contenti, ma niente di particolare. Ti è mai capitato un giocatore all'esordio che fa una doppietta in 5 minuti? A te ti è mai capitato di prendere un giocatore il giovedì notte senza che lo sapesse nessuno e metterlo in campo? Tu immagina se le cose non andavano bene. Questo purtroppo è un mondo di sciacalli, è un mondo dove tutti millantatori, dove tutti promettono la luna, il sole e babagal. Io penso che nella vita uno deve prendersi delle responsabilità e ogni scelta mia è sempre meditata, razionale. Mai frutto di improvvisazione, adesso è facile tutti parlare. Hai detto prima che non lo sapeva neanche il presidente di questa operazione. Il presidente a cui io ringrazio fino adesso, fino a questo momento, è stato un grandissimo. Tutte le scelte che ho fatto di mercato, tu mi ha dato sempre carta bianca, io mi sono attenuto soltanto a quello che era il budget e non ho mai detto nulla di quello che facevo, che il presidente per me è una grande persona, quindi non lo sapeva nessuno che avevo preso Greco. Ecco, tra l'altro, mister, a proposito di mercato, lo stesso Benedetti sta crescendo e il suo ingresso ha migliorato anche molto, no, la manovra. È un giocatore di qualità, un giocatore che l'ho preso il giorno di Santo Stefano, quando voi mangiavate il panettone. E ho subito anche qualche critica ingiusta, però io sono uomo di risposte, non mi sono mai abbattuto, non mi esalto in questo momento. Il mio compito è di far sì che l'Arezzo rimanga in categoria. E nel momento in cui l'avrò fatto avrò ottenuto un altro ottimo risultato. Cori a questo punto? Non capisco la domanda. Cori non l'ho convocato, basta. Fino a quando faccio allenatore dell'Arezzo comando io, quando meno sotto l'aspetto tecnico. Quindi io non faccio delle decisioni come voi pensate frutto di manicomio. Io faccio soltanto delle decisioni solo ed esclusivamente nel bene della mia squadra, della proprietà e della città. Poi io non sono un burattino. Mister, le chiedo, se lei ha parlato ovviamente di mantenimento di categoria, però visto che è una classifica molto corta, l'Arezzo adesso ha trovato questa continuità, se può cambiare anche la prospettiva? No, non facciamo voli pindarici, è normale. Io voglio vincere sempre, quindi cercare di fare quanti più punti è possibile, senza illudere nessuno, continuando a giocare questo calcio. Poi alla fine faremo i conti. C'è un derby comunque molto allettante e storico, no, per la piazza, a Pisa. Darei un litro di sangue per far felice la mia gente.